A volte si sta meglio senza sapere, scriveva Eleonora Bolzani in uno dei suoi ultimi post online. La giovane veneziana è stata stroncata dalla leucemia a soli 27 anni, dopo quasi un anno di lotta contro la malattia. Eleonora è morta mercoledì 29 maggio, quando le sue condizioni sono peggiorate al punto di impedirle di aggiornare il blog, dove raccontava la sua storia. Affetta da leucemia mieloide acuta, diagnosticata nel giugno dell'anno precedente, Eleonora ha combattuto coraggiosamente ma senza successo contro una malattia che non le ha lasciato scampo nonostante le cure intensive. La giovane di Gaggio di Marconi, in provincia di Venezia, si è spenta all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era ricoverata da aprile. Nel suo blog Eleonora rifletteva sulle sue preoccupazioni per il futuro e sul trapianto di midollo che avrebbe dovuto affrontare dopo aver trovato un donatore compatibile. Purtroppo l'operazione non è riuscita, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, portandola alla morte tra il dolore di parenti e amici. Eleonora lascia i genitori, la sorella e il compagno. I funerali di Eleonora Bolzan si terranno martedì 4 giugno alle ore 11 nella chiesa San Bartolomeo Apostolo a Gaggio di Marconi. Dopo la cerimonia, la sua salma sarà tumulata nel cimitero di Gaggio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità e in tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata.